Lei non sa chi sono io. Io sono per Natale e mia sostanza di stirpe reale. Signori, si nasce ed io lo nacqui modestamente. Griffo Focas, Flavio, Angelo, Ducas, Comneno, Porfirogenito, Gagliardi, De Curtis di Bisanzio. Vedusto casato con Penuia di Fondi, altrettanto vedusta. Lei non sa chi sono io? Siamo con Carmine Borrino qui al Teatro San Carluccio. Stasera va in scena Totò Krüner. Come mai questa location, questa nuova situazione per Totò? Allora, intanto Krüner perché i Krüner sono i cosiddetti sussurratori, è un genere di cantante che canta in maniera intima, raccontando anche storie, è una specie di recita, ha un'origine americana, però lo ritroviamo anche in alcuni aspetti di alcuni cantautori francesi, nello stesso De André, quindi nello stesso Roberto Murolo. E quindi facendo un percorso, uno studio sulla figura di Antonio De Curtis più che Totò, ho scoperto la fitta produzione musicale di Totò, ha scritto tantissime canzoni. E proprio il genere delle canzoni di Totò hanno questa caratteristica, sono delle canzoni scritte prevalentemente intorno agli anni 50, qualcuno arriva agli anni 60 e hanno questo andamento un po' da Krüner e quindi è partito tutto dalla curiosità di suonarle proprio a casa e avevano un po' questa caratteristica. Poi io sono appassionato dei cantanti Krüner, quindi la cosa andava, come dire, a pennello. E poi la messa in scena, vabbè, fa parte di tutto il processo creativo quando ho deciso di lavorare a questo progetto. Come hai detto tu, è un tuo progetto, tu sì. Hai scritto e dirigi questo spettacolo e come mai volevo chiederti l'accostamento, ho letto dalle note di regia, l'Otello di Shakespeare, questa sì. Curiosa sinergia? Allora, intanto c'è non un sottotitolo, ma un'indicazione di genere nella locandina che è secondo studio shakespeariano, perché io vengo da uno studio, un primo studio che è sull'Amleto, raccontando la figura attraverso l'Amleto di Shakespeare, la figura di Francesco II di Borbone. E in questo caso, indagando la personalità di Antonio De Curtis e quindi scoprendo la sua gelosia, che è riconosciuta anche da tutti, ho provato a rivedere l'Otello attraverso. Quindi è un po' Otello il pretesto di Antonio De Curtis, ma anche viceversa, cioè anche la storia di De Curtis con la Castagnola ad essere pretestuosa in un certo senso per fare l'Otello. La cosa importante è che ecco, Shakespeare, il più grande poeta drammatico di tutti i tempi, è colui che ha raccontato meglio l'umano, l'umanità, gli uomini. E si presta proprio come chiave di volta, no? Di tutto quello che poi è la qualsiasi messa in scena. Io, questo è un metodo che ho imparato negli anni attraverso un maestro che è Johnny Boncoddo, che quando ero più giovane ho fatto parte del CUT di Messina, il Centro Università Teatro, e lavoravamo in questo modo. E non è altro, come dire, un metodo, non metodo acquisito, quello di provare a scandagliare tutta l'umanità, sia la parte storica, i personaggi, ma anche quella contemporanea, attraverso i versi di Shakespeare, che poi anche Peter Brook, voglio dire, ci ha insegnato, e tanti altri, voglio dire, non ho scoperto niente di nuovo. E Totò e Shakespeare, ovviamente, il primo esempio lampante è quello di De Berardinis, che fece con Totò, principe di Danimarca. Quindi è strettamente uno studio, infatti è un percorso all'interno sia della drammaturgia della vita
del percorso di Totò, sia nello studio shakespeariano, sia un po' tutto quello che in un certo senso è il personaggio, la maschera di Totò all'interno di alcuni contesti drammatici, che ne so, come può essere l'esempio che fece Pasolini con Che cosa sono le nuvole. Quindi è un attraversamento del mondo de Curziano, se proprio, cioè non è solo Totò. Infatti qui è un aspetto più personalistico della persona, più della persona che della maschera Totò, ecco. Anche perché è un periodo legato agli inizi della sua carriera. Lui aveva 32 anni quando incontrò questa sciantosa, ebbero questo amore molto, molto forte, una passione fatale, come lui stesso scrive nella biografia. E da qui poi ho provato un po' a romanzare le cose, ma gli appuntamenti drammatici sono talmente, come dire, tra virgolette, comuni di un qualsiasi rapporto sentimentale malato, che poi da lì è facile poi innescare come dire, inserire la parte lirica di Shakespeare dell'Otello. La messa in scena è una messa in scena, come vedi, sono da solo in scena, ed è come se fosse proprio l'idea di un concerto o una performance intima. Direi performance perché mi faccio, come dire, sono io alla console luci, sono io alla console audio, sono io a manovrare tutta la loop station, la parte musicale, come vedi, i microfoni. Quindi è un'idea anche di solitudine. Come Totò poi restò solo anche per altre storie che beh, conosciamo tutti, con la moglie, eccetera, eccetera, ma anche Otello restò solo, e quindi anche Carmine Borrino in un certo senso resta solo perché teatralmente è difficile, e posso dire che sono stato orfano in un certo senso di produzione in questi ultimi 2 anni, e quindi sono rimasto solo anch'io. Purtroppo questa è una nota dolente, che molto spesso i giovani vengono lasciati soli. Sì, ci sono anche giovani. Purtroppo c'è stata questa riforma che un po' ha spazzato un po' via delle cose, dando più spazio ai grandi numeri, ai grandi teatri, e non a un teatro di ricerca come questo, che prevede un lungo lavoro di studio, di meditazione, di rischio anche, perché non è certamente un teatro di evasione. È un teatro, lasciami passare il termine, poetico, ma anche se poi voglio dire, vedrete, uno spettacolo ironico, con delle canzoni bellissime, cioè che arriva a più livelli, a più persone, essendo a più livelli, a più persone, no? C'è la trama principale, che è quella di Totò con la Castagnola, c'è tutta la parte poetica di Otello, e c'è tutta anche una serie di disegni, di messa in scena, di una drammaturgia scenica che ai più, come dire, esperti può dare altre chiavi di lettura. Quindi, però questi sono lavori che prevedono un lungo periodo di studio, e la ricerca, come la ricerca scientifica, anche la ricerca artistica dovrebbe essere sostenuta. E invece questa riforma prevede, allarga di più ai grandi numeri, alle grandi platee, e quindi anche a una ricorsa spasmodica del riempimento sala, anziché all'attenzione di quello che accade in una sala di 80 posti con un relativamente giovane che fa un percorso diverso. E altri progetti invece? Sperando che poi ti vengano sovvenzionati. Allora, altri progetti. Intanto questo, perché siamo alla prima settimana e io sono molto contento, abbiamo fatto un bel lavoro. Cioè, è un lavoro curioso, un lavoro bello che fa star bene, che emoziona, che mi rappresenta molto. È dolce, delicato, anche, come dire, ironico al momento giusto. E poi, non lo so, aspetto grandi registi di cinema che si accorgono di me. E spero di fare la seconda serie di Sirene. Sono uno dei personaggi della serie Sirene. Non lo so, vediamo. Il nostro lavoro è questo: è aspettare quando c'è da aspettare, ed essere pronti, come dice Shakespeare, quando
quando si è chiamati. Ora sta la primavera, mentre sudo di tuo cuore, con una smania fa l'amore, con un fuoco già avanti, quando vega una figliola, ma cosa andrà di malocchio, come tremne dall'occhio, e non capisci niente più. Carmen, tu solo non mi basta, ma c'ho una buona te, Carmen, Carmen.